Il videomessaggio di auguri pasquali dell'arcivescovo di Agrigento Francesco Montenegro ieri sera, duro intervento in piazza Municipio su burocrazia e mala politica, scippo della vita. Riesplode l'emergenza immigrazione clandestina, quasi 500 migranti sbarcati in 48 ore a Lampedusa, si registrano due morti a bordo di una motovedetta per ipotermia. Richiesta di sorveglianza speciale è stata avanzata dal questore di Agrigento, Giuseppe Bisogno, per il campo bellese Calogero Falsone, perché ritenuto pericoloso, è fratello dell'ex superlatitante Giuseppe. No al Pizzo, un progetto in rete con Libero Futuro e Confindustria. Per entrare nel circuito pulito si può accedere al sito web www.faiconsumocritico.org. Bentrovati al TG 98, doverosa apertura del telegiornale di oggi con il videomessaggio con relativi auguri di Pasqua dell'arcivescovo di Agrigento Francesco Montenegro. Monito ieri sera nel corso del suo intervento in piazza Municipio contro burocrazia e mala politica, scippo della vita. Stento a comprendere, ha detto, come vedendo passare il tempo non ci rendiamo conto delle sempre più numerose urgenze e continuiamo a non fare scelte idonee. Ricordata Cindy Vanessa Candelo Arroyo, la giovane prostituta colombiana uccisa per rapina da un cliente lo scorso ottobre, e Sebastian, il bimbo romeno di 5 anni ucciso dai pesticidi a Naro. Questo per quanto riguarda il suo intervento da piazza Municipio, l'attentato al bene comune, il gioco incomprensibile dello scaricabarile, proprio di una mala politica che determina immobilismi, lentezze e impoverimenti, ha sottolineato sempre Don Franco Montenegro. E adesso il video degli auguri. È con gioia che posso anche quest'anno rinnovarvi gli auguri di Buona Pasqua. Un augurio sincero, è un augurio che voglio che arrivi a tutti. È un augurio importante e necessario in un momento così difficile sotto l'aspetto sociale, ecclesiale, sotto l'aspetto economico. Tutti sembra che stiamo perdendo la speranza, i volti diventano più tristi e il futuro diventa sempre più nebuloso. Non abbiamo parole con cui confortarci. Per fortuna c'è la Chiesa che con la liturgia ci dà un annuncio grande: Cristo è veramente risorto. Lui è riuscito a rompere il buio della morte e della notte e ha portato la luce, quella luce che è speranza. Io in questi anni vi ho sempre ripetuto quelle parole di Gesù: non temete, ci sono io con voi. Vorrei che davvero queste parole entrino nel cuore di tutti, entrano nel cuore di coloro che hanno perso speranza, di coloro che la stanno perdendo, ed entri anche nel cuore di quelli che hanno speranza. Quando c'è la speranza c'è la gioia. La gioia è sempre forza e l'uomo forte riesce a vincere. E allora che ognuno di noi, che tutti quanti, voi che siete in casa, al lavoro, quelli che in questo momento non sanno guardare da nessuna parte perché vedono soltanto buio, ecco, a tutti vorrei ripetere: Cristo è risorto, non aver paura. Là sembrava che tutto fosse finito, quella tomba, quella pietra che copriva quel luogo di morte, e il Signore l'ha tolta quella pietra e quel luogo di morte è diventato luogo di vita. E allora, se augurare Buona Pasqua significa qualcosa, io dico un sorriso per tutti, è la carezza di Dio per tutti, per i bambini perché possono crescere sorridendo anche guardando il futuro, per i giovani perché non abbiano a invecchiare anzitempo, un sorriso per le famiglie, quelle dove l'amore unisce tutti, ma anche quello dove l'amore non riesce più ad unire tutti, perché nel sorriso, che è frutto appunto dell'amore, riescono a ritrovare quella pace necessaria per andare avanti, a chi lavora e a chi non lavora. Il sorriso della Pasqua perché possino trovare quella provvidenza per assicurare a tutti il necessario, un sorriso ai malati, loro sì che ne hanno bisogno, e Gesù senz'altro questo sorriso non lo fa mancare, un sorriso agli anziani, un sorriso a questa città, perché
vivendo bene, vivendo meglio tra noi, ognuno possa trovare nell'altro un compagno di viaggio. Buona Pasqua a tutti e con grande affetto. Con il miglioramento delle condizioni meteo sono ripresi i tentativi di raggiungere l'Italia da migranti extracomunitari, 10 le richieste di aiuto arrivate negli ultimi 2 giorni alle capitanerie di porto siciliane, 800 migranti sono arrivati nelle ultime 48 ore e ci sono anche 2 morti per ipotermia a Lampedusa e servizio. 2 migranti che insieme ad altri 88 avevano tentato di raggiungere Lampedusa su un gommone sono morti questa mattina per grave ipotermia a bordo di una motovedetta della Guardia Costiera Italiana che li aveva soccorsi in mare. Il gommone, in difficoltà salpato dalle coste africane, era stato avvistato nel primo pomeriggio di ieri da una nave della Marina Militare Italiana, il cui equipaggio aveva prestato i primi soccorsi in attesa dell'arrivo della Guardia Costiera. I 90 migranti sono stati quindi trasferiti sulla motovedetta. Molti avevano i vestiti bagnati, erano in cattive condizioni di salute a causa del freddo. 2, entrambi uomini, nonostante l'assistenza prestata dagli uomini della Guardia Costiera, sono morti per un grave stato di ipotermia dovuto alle molte ore trascorse sul gommone in condizioni di precarietà durante la navigazione verso Lampedusa, dove l'unità è giunta in mattinata. Della vicenda è stata informata l'autorità giudiziaria. Come sempre accade in questa stagione, gli sbarchi si sono intensificati. In appena 2 giorni sulle coste siciliane sono arrivati oltre 500 migranti. Il questore di Agrigento Giuseppe Bisogno ha chiesto l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale a Calogero Falsone, 46 anni, di Campobello di Licata, fratello del boss Giuseppe, già capo di Cosa Nostra Agrigentina. I reati di cui Falsone si è reso responsabile e il suo stile mafioso, si legge nella richiesta, mettono in serio pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica. A decidere saranno adesso i giudici della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Agrigento. La Procura della Repubblica di Agrigento ha chiesto il rinvio a giudizio di Dino Di Caro, 46 anni di Camastra, Girolamo Vitanza, 48 anni di Naro, Calogero Iacolino, 44 anni di Naro e Giuseppe Manzone, 38 anni di Naro. I 4 imputati sono accusati di truffa aggravata, false fatturazioni e violazione delle normative in materia tributaria e previdenziale. I fatti contestati riguardano l'emissione di false fatture per fare lievitare i costi e calare l'importo dei tributi da pagare, dichiarazioni infedeli per ottenere l'erogazione di un finanziamento per l'apertura di un agriturismo. Le indagini sono state effettuate dalla Guardia di Finanza. A decidere sulla richiesta avanzata dalla Procura sarà il GIP Alberto Davico. L'assessorato all'ambiente ha revocato l'autorizzazione per la realizzazione del sistema di antenne satellitari della Marina Militare Americana a Niscemi. L'annuncio è del presidente della regione Rosario Crocetta, che mette a segno una mossa che potrebbe sancire lo stop definitivo alla costruzione del MUOS. Ma intanto sale la tensione in vista della manifestazione nazionale dei movimenti no MUOS in programma oggi davanti alla base militare di Contrada Ulmo. Con un decreto assessoriale la Regione ha revocato le 2 autorizzazioni propedeutiche all'installazione dell'apparecchiatura americana. Autorizzazioni necessarie dal momento che l'area sughereta in cui dovrebbe sorgere è stata sottoposta a vincoli ambientali e naturali. Il provvedimento è stato firmato ieri ma sarà notificato ai militari americani nei prossimi giorni. Dopo l'accordo col governo nazionale che prevede di effettuare uno studio sui rischi per la salute e di valutare l'impatto ambientale, afferma Crocetta, è difficile che gli americani procederanno con i lavori, anche perché adesso la revoca delle autorizzazioni li pone di fronte al rischio di commettere un abuso. La polizia sul corteo di oggi
teme rischio di infiltrazioni violente. Sono stati sequestrati infatti in un terreno incolto alcuni sacchi con assi di legno chiodate e centinaia di chiodi a tre punte. Nella manifestazione No Muos in 7.000 sfileranno fino alla base. Associazioni anti-racket e giovani imprenditori lanciano il consumo critico addio pizzo ad Agrigento. C'è un servizio. Il recente appello ad un sempre maggiore coinvolgimento della cosiddetta società civile nella lotta anche culturale ai fenomeni criminali del questore Bisogno e del colonnello Sciuto è uno sprono a lavorare ancora più alacremente al fianco di cittadini ed imprese per un Agrigento sempre più normale e migliore. A dirlo Enrico Collaianni, leader dell'associazione anti-racket Libero Futuro, che aggiunge: lo Stato, il mondo dell'anti-racket e la gran parte della società civile sono quotidianamente accanto a chi decide di ribellarsi denunciando e collaborando, che non resterà mai solo. Farlo non è solo un gesto di civiltà, ma è anche l'unico modo per rimanere liberi e per migliorare la propria condizione. A fargli eco è Andrea Messina, presidente dei giovani imprenditori di Confindustria Agrigento, che parla di contesto in cui è ormai impensabile e controproducente non rendersi conto della necessità anche personale di una società normale in cui potersi esprimere liberamente anche sotto il profilo economico, e si dice convinto che le giovani generazioni non abbassano la testa ad un modus operandi che oggigiorno è oggettivamente tanto grave quanto ridicolo. Il questore ed il colonnello Sciuto sollecitano gli imprenditori ed i commercianti a non pagare. Il loro appello non può rimanere nel vuoto e le vittime devono e possono fidarsi di chi, come ha fatto il colonnello Sciuto per tutti i carabinieri, ci mette la faccia. Nessuno può sottrarsi al dovere della denuncia, dicono Collaianni e Messina. Il personale impegno del questore Bisogno e del colonnello Sciuto ci aiuta ad anticipare l'invito a tutti i consumatori a sottoscrivere il manifesto del consumo critico addio pizzo, dichiarando così pubblicamente la volontà di effettuare i propri consumi presso chi il pizzo non lo paga e di sostenere chi alla mafia si è ribellato. Sottoscrivere il manifesto è semplicissimo, basta andare al sito web www.faiconsumocritico.org, che da oggi è online, ed entrare a far parte del circuito di chi paga, chi non paga. A Palermo il consumo critico conta più di 10.000 consumatori e 800 imprese e noi siamo convinti che anche ad Agrigento si può fare. Chi sceglie la normalità non sarà mai solo, concludono Collaianni e Messina. È legge l'abolizione delle province in Sicilia, il testo è stato pubblicato ieri nella Gazzetta Ufficiale della Regione. La norma prevede che saranno sostituiti da liberi consorzi di comuni con elezione di secondo grado. La legge dà tempo fino al 31 dicembre per approvare la riforma, che dovrà essere esitata dall'Assemblea regionale. Prima pausa pubblicitaria, tra poco. Eccoci rientrati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale. Salvi in extremis, altri 7 punti nascita in Sicilia. Dei 70 complessivi, soltanto 20 chiuderanno i battenti rispetto ai 27 previsti inizialmente dal piano di riordino della sanità. Il governo regionale escluderà infatti dal taglio delle strutture di ostetricia e ginecologia alcuni dei centri che avevano fatto insorgere le popolazioni locali, che sono stati ritenuti necessari per garantire la sicurezza dei cittadini. Ieri la giunta guidata dal presidente Crocetta ha approvato il piano di ottimizzazione dell'assistenza sanitaria nelle località disagiate presentato dall'assessore regionale alla salute Lucia Borsellino. I 7 punti nascita mantenuti in vita sono Lipari, Pantelleria Mistretta, Bronte, Nicosia, Mussomeli e una casa di cura a Santo Stefano di Quisquina. Il deputato regionale del Popolo della Libertà e già presidente della provincia di Agrigento, Vincenzo Fontana, sarebbe il deputato regionale tra gli eletti agrigentini più ricco e che più ha investito nella propria campagna elettorale. Secondo i dati dei redditi imponibili e delle spese elettorali diffusi per tutti i parlamentari siciliani, Fontana è all'11° posto con 188.978 euro di imponibile, 40.000
4.728 euro di fondi spesi per l'ultima campagna elettorale, dove ha ottenuto 5.658 voti. Al 25° posto è Michele Cimino, che ha dichiarato un imponibile da 151.433 euro e spese elettorali per 40.000 euro. Al 26° posto è Giovanni Panepinto, che dichiara un reddito di 151.211 euro, ma non ha reso noti i costi della sua campagna elettorale. 30° posto per Roberto Di Mauro, con un imponibile di 147.903 euro e 15.477 euro spese in campagna elettorale. 33° posto per Salvatore Cascio, con un imponibile di 142.975 euro e una spesa elettorale di 15.810 euro. 49° posto per Lillo Firetto, che ha dichiarato un imponibile di 80.915 euro e spese elettorali per 30.980 euro. 68° posto per Matteo Mangiacavallo, con un imponibile di 19.850 euro e una spesa elettorale di 0 euro. Fuori classifica Margherita La Rocca Ruvolo, che non ha inviato il proprio imponibile alla regione e ha speso per le elezioni 7.520 euro. In tempi di crisi vanno bene anche i buoni pasto al posto dello stipendio, e quanto accaduto a San Cataldo, dove i netturbini della Geo Agriturismo, che ricevono gli stipendi in ritardo già da febbraio, hanno accettato la mediazione della prefettura, interrompendo lo sciopero selvaggio che stava creando il caos. Si trattava evidentemente di astensione dal lavoro e di interruzione di pubblico servizio, dice il viceprefetto Giuseppina Di Raimondi. È una manifestazione illegittima, fermo restando che gli operai devono essere pagati. Abbiamo fatto il possibile, aggiunge il direttore di Geo Agriturismo Giovanni Baglio, e non volevamo fare elemosina a nessuno, dando un acconto per consentire ai lavoratori di fare la spesa per Pasqua. Siamo pronti a fornire dei buoni pasto a chi ha necessità di fare la spesa. Gli operai della cooperativa sociale Geo Agriturismo adesso torneranno al lavoro. La Pasqua è anche dolci e tradizioni. Seguiamo il servizio di Gloria in Corvaia. Pasqua è un periodo molto sentito, un periodo molto particolare. All'interno di una pasticceria si possono trovare mille ingredienti per la tradizione tipica di questo momento particolare. Qual è il dolce tipico del periodo? Allora, tipico è questo qua, il panarino con l'uovo, che di solito si fanno a Pasqua. E anche l'agnellino, questo qua pasquale, le colombe. Quali sono gli ingredienti che caratterizzano questi dolci particolari di questo periodo, che tra l'altro anche le nostre nonne amavano in tempi non recenti regalare ai propri bambini? Gli ingredienti sono farina, zucchero, uova e burro. Sono anche ingredienti molto semplici. L'arte decorativa è anche molto curata per quanto riguarda ad esempio gli agnellini pasquali. Quali sono le tecniche adottate per far sì che questo dolce tipico di questo periodo possa diventare un capolavoro? Sono la pasta reale, il pistacchio e anche delle forme per poter realizzare questo capolavoro, diciamo. Quindi una giusta manualità? Anche sicuramente. Auguro a tutti i cittadini di Licata una serena e una felice Pasqua. Anche Agrigento, come centinaia di altre città del pianeta, su iniziativa dell'ente Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, celebrerà la Giornata Mondiale dell'Autismo. In particolare, il prossimo 2 aprile, martedì, sarà illuminato di blu uno degli alberi monumentali nei pressi del Tempio di Giunone. L'iniziativa, promossa da un comitato di genitori, è stata subito accolta dal direttore dell'ente Parco, Giuseppe Parello. La Giornata Mondiale dell'Autismo è stata istituita nel 2008 dalle Nazioni Unite al fine di sensibilizzare sulla necessità di educare le persone autistiche all'autosufficienza, affinché possano contribuire alle attività lavorative produttive. Ancora oggi le cause della patologia sono sconosciute e la comunità scientifica non ha ancora definito una tesi univoca.
A Racalmuto, al Circolo Unione, è stata allestita la mostra fotografica a tema intitolata Maria Passa di Pietro Tulumello. Si tratta di una collezione di scatti che ripercorre i momenti salienti, quelli più caratteristici, suggestivi e curiosi del Venerdì Santo nel paese di Racalmuto. Un excursus di tradizioni e riti che parte dai primi anni Ottanta fino ai tempi più recenti. La mostra rimarrà visibile al pubblico ogni giorno fino al 7 aprile. Ingresso libero. Già assegnate in pochi giorni le prime tre delle 10 cappelle con rifiniture a prezzo ridotto a Piano Gatta, l'unico sito nella città dei templi dove è consentito, grazie ad un'apposita convenzione, realizzare nuovi impianti o ampliamenti cimiteriali. L'amministratore unico di Europa Costruzioni, Salvatore Danna, dichiara: tante famiglie hanno accolto con entusiasmo l'iniziativa. Noi cercheremo di fare del nostro meglio per agevolarle al massimo nella procedura di assegnazione delle cappelle ancora disponibili. I cittadini devono sentire questo cimitero come un bene proprio. A tutti i devoti di Santa Barbara rivolge un augurio di buona Pasqua il devoto Vittorio Virone a nome dell'intera comunità devota alla Santa. Ad Agrigento è possibile visitare al mattino o al pomeriggio, anche a Pasqua e Pasquetta, la grotta di Santa Barbara nella miniera Ciavolotta lungo la statale 115, subito dopo il villaggio Mosè. Seconda ed ultima pausa pubblicitaria, tra poco. Il periodo buio continua in casa dell'Icata che, complice la seconda sconfitta consecutiva in appena 4 giorni, precipita in piena zona play-out. Serve subito il ritorno al successo. Il servizio di Paolo Picone. Un Savoia dal cuore grande così. I bianchi lottano, sudano, faticano, ma alla fine riescono a sconfiggere l'ostico Licata di Pippo Romano 3-2, risultato finale. Risolve pallonetto a 5 minuti dal termine all'esito di una gara ricca di errori e colpi di scena. Le espulsioni totali saranno 3, sempre in bilico, la gara mai banale. Amura preferisce Lettieri a pallonetto, schiera Nastro e Di Capo in mediana, affida l'attacco a Malafronte. Gli agrigentini recuperano il furetto Riccobono che all'ottavo pareggia con un sinistro velenoso e beffardo il momentaneo vantaggio di un sorprendente Nastro, rasoiata dal limite alla prima marcatura stagionale. Il conseguente 1-1 rispecchia fedelmente una prima frazione di gioco esaltante nonostante i tentativi di Savarese e Padulano, nuovamente tra i migliori, che spaventano Valenti sibilando poco lontano dai propri pari. La ripresa è addirittura elettrizzata. Le squadre si allungano, compiono macroscopici errori difensivi, si innervosiscono. L'espulsione del difensore ospite Armenio, doppio giallo per atterramento di Padulano, complica i piani siciliani. Ma come ad Agropoli, i bianchi non ne approfittano, lasciandosi addirittura beffare dal solitario colpo di testa del neoentrato Vella, che sbucato alle spalle di Sani gela lo stadio. Viscido, troppo irruento, contribuisce a ristabilire la parità numerica. Il Savoia però non demorde, Padulano illumina, Savarese realizza. Vellutato piatto sinistro dell'esterno Plontino e meritato 2-2 a 10 minuti dalla fine. Amura getta nella mischia anche Manfrellotti, Capitan Guarro riceve consegne prettamente offensive. Vitiello regala brividi ma blinda la propria porta con un prodigioso intervento sotto la traversa e all'ultimo respiro gli Oplontini, sfoderando una invidiabile tenuta psicofisica, passano. Pallone subentrato a Lettieri, supera il diretto avversario e deposita in rete con il mancino da posizione defilata. Gioia irrefrenabile per il terzino torrese alla terza marcatura in campionato. Amura e continuo in panchina esplodono. Il Savoia, complice la nuova espulsione di Sani, non rischia più. Il Licata rischia grosso, la salvezza è sempre più a rischio. Annullata l'amichevole di oggi Acragas-Palazzolo per un grave lutto che ha colpito la società giallo-verde, si è suicidato il vice allenatore del Palazzolo Enzo Berti, 43 anni. A darne comunicazione alla società bianco-azzurra è stato l'allenatore del Palazzolo Pidatella, il presidente dell'Acragas Silvio Alessi e tutti i componenti della dirigenza insieme allo staff tecnico e alla squadra si associano al dolore della famiglia dello sfortunato calciatore, ai compagni di squadra e alla società del Palazzolo.
Palazzolo. La notizia del suicidio di Berti ha gettato nello sconforto il calcio siciliano. Enzo Berti era tornato all'interno del sodalizio palazzolese dopo aver vestito per una stagione e mezza la casacca giallo-verde. Da calciatore con la maglia dell'AC Palazzolo ha vinto il campionato di eccellenza nella stagione 2010-2011. L'Acragas giocherà un amichevole non ufficiale domani mattina alle ore 11 contro il Canicattì. Torna l'ora legale, questa notte le lancette dell'orologio dovranno essere spostate avanti di un'ora, l'ora solare tornerà il 27 ottobre. Bene, è tutto anche per questa edizione del TG98, da parte mia, da parte di tutto lo staff di Studio 98, a tutti voi una serena e tranquilla Pasqua, noi ci rivediamo martedì prossimo alle ore 14 con le nuove edizioni del TG98, intanto le previsioni meteo. Buona Pasqua ancora! Previsioni per oggi. Al mattino a nord nubi irregolari con locali acquazzoni, a sud schiarite alternate nubi sparse. Nel pomeriggio a nord schiarite alternate nubi sparse, a sud schiarite alternate nubi sparse. Previsioni per domani. Al mattino a nord soleggiato ma con nubi sparse, a sud soleggiato ma con nubi sparse. Nel pomeriggio a nord soleggiato con poche nubi, a sud bel tempo ma con venti sostenuti.